È dal 1995 che non accadeva proprio questo. La seconda serata del Festival di Sanremo supera di ascolti la prima. Lo vediamo in questo speciale di Oltre il Sipario. Ancora un ascolto record per il 70° Festival di Sanremo su Rai 1. La serata di ieri è la miglior seconda serata per Cher dal 1995 con 9.693.000 spettatori e il 53,3%. Ciao Elettra! Ciao! Saluta! Ciao Malfetta! Oh, è per me! Oh, grazie! Da parte di Samantha e di URL. Oh, che carini, grazie mille! Elettra, ciao ragazzi. Elettra, un bacio stellare, un bacio stellare. Abbiamo finito. Angelo, salutami Elettra. Angelo. Elettra, salutami. Fiorello e Amadeus, coppie invincibili, ricchi e poveri fanno ballare l'Ariston. Con lo showman che esordisce nei panni di Maria De Filippi, poi il ricordo di Fabrizio Fiorizzi nel giorno del suo compleanno. Stand in ovation per Tiziano Ferro e Massimo Ranieri che hanno cantato insieme Perdere l'amore. Ma poi la reunion dei ricchi e poveri che dopo 40 anni tornano a cantare insieme scatenano tutto il teatro Ariston. Abbiamo raccolto i nostri microfoni, opinioni e critiche. Abbiamo l'onore di avere qui con noi Irene Fornaciari. Ciao a tutti, ciao. Allora, devo dire, mi è piaciuto molto. È un festival molto variegato e questo secondo me è una cosa buona perché va a prendere ovviamente più target di età. Mi è piaciuta tantissimo la conduzione di Amadeus, è forte, bello concentrato, si capiva tutto quello che diceva, bello è. Raccontaci un po' così noi ti seguiamo. Adesso sto lavorando ai miei nuovi progetti, sto scrivendo canzoni, sono molto soddisfatta perché inizio ad avere una rosa molto, molto importante di cui io sono veramente soddisfatta perché stanno venendo fuori delle cose che forse come non mai sento mie. Ti facciamo tanti cari auguri. Grazie mille, un bacione a voi. Tutta la Puglia, ciao, un bacione. Vengo spesso a suonare in Puglia e ogni volta è uno spettacolo, veramente. Ciao. Grazie. Siamo in compagnia di Maria Martino, inviata della trasmissione Bussento Channel. Buongiorno Maria. Buongiorno a tutti. Festival di Sanremo scoppiettante, piena di tante sorprese. Sono alternati tanti ospiti come Massimo Ranieri, Zucchero, la musica italiana regna, conquistando questa fetta di share così importante come il 53,3%. Cosa ci aspettiamo per questa terza serata? Ci sono parterre di ospiti oltre 12 big in gara, altre 12 ospiti importanti che li affiancano e ce l'aspettiamo anche ancora più vivo delle due serate precedenti. Grazie. Abbiamo l'onore di avere qui con noi un compaesano, una giovane promessa biscegliese qui a Sanremo, Antonio Di Liddo. Ciao Antonio. Ciao, è un piacere per me essere qua. Noi oggi ti celebriamo come vincitore di un premio importantissimo, parliamone. È il premio Pigro, in onore a Ivan Graziani, è un premio che ovviamente garantisce una certa visibilità al cantautorato e quindi per me è veramente un onore vincere con un pezzo creato e scritto da me, veramente è una vittoria che senti ancora di più nel profondo. E poi è bello che questa canzone nuova abbia avuto questa opportunità, la canzone si chiama Ho sognato un mondo, è una canzone che parla di pace, è un messaggio diretto. Io saluto tutti gli amici della Puglia ed è un onore celebrare Bisceglie che è casa. Grazie, ciao! Guardate chi sta pranzando alle mie spalle, Federico il parrucchiere di VIP. Chissà che cosa sta mangiando, io non lo voglio disturbare. Sicuramente una pizza come noi comuni mortali, eh? Tutto pazzesco, ciao ragazzi! Ciao! 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 Un bel festival, ci si aspetta un'altra bella serata. Ciao, un saluto a tutta la Puglia che io amo, un paio di chili da recuperare, quindi vengo presto.